Bene, siamo qui a Piacenza con i Furor Gallico che oggi apriranno ai Corvus Corax e beh, facciamo due chiacchiere, prima di tutto partendo da una review generale della band. Voi vi siete formati nel 2007 e siete riusciti a ritagliarvi uno spazio tutto vostro sostanzialmente fino a questo momento nel panorama folk. Che cosa vi contraddistingue secondo voi? Ma vabbè, noi siamo nati, come detto giustamente, dal 2007, quindi ormai sono 5 anni che siamo in giro. Ti dirò, cosa ci contraddistingue? Cioè semplicemente noi facciamo la nostra roba, quello che ci piace. Non stanno a dirlo, diciamo. E infatti, cioè noi facciamo quello che comunque ci piace. Noi in sala prove, nel momento in cui componiamo, comunque stiamo lì concentrati, diciamo cazzo dobbiamo fare questo, quest'altro, eccetera. E poi buttiamo insieme anche tutte le nostre idee, quindi quello che ci contraddistingue cioè il fatto che comunque non ci focalizziamo sul dire facciamo quel genere, ma faccio quel cazzo che mi pare, purché mi piaccia, purché abbia senso, purché... È che comunque utilizziamo, è vero, degli strumenti folk, abbiamo sempre cercato di fare un mix abbastanza equilibrato tra la parte metal e il folk, cercando di integrarle, quindi non che le due parti fossero totalmente staccate come succede magari in altri gruppi folk, ma cercando di rendere la parte melodica e la parte metal molto legate tra loro. Capito. Beh, nei vostri testi trattate soprattutto... Ma c'è il sole! Che stai facendo? Ma c'è il sole! Sì, soffri. Soffro. Nei vostri testi trattate soprattutto di leggende e suggestioni legate al mondo celtico. Solitamente vi documentate anche con fonti storiche o preferite un'interpretazione diciamo più romantica della tradizione? No, dipende dal testo. Alcune in realtà sono tutte suggestioni e leggende, poi ovviamente questa è musica, quindi la musica in un certo senso deve un po' trascendere dalla realtà, quindi è una cosa un po' più poetica rispetto a una situazione reale. Comunque alcune leggende, insomma, alcune di queste ad esempio le ho lette fin da piccola, come la caccia morta, quindi sì, diciamo che ci documentiamo, andiamo a ricercare delle leggende, delle storie particolari, possibilmente legate anche a una tradizione locale, non solo al mondo celtico, così pensa, sempre dell'Irlanda o della Scozia, e comunque alcune canzoni non hanno un fondamento di leggenda. Beh, dopo vari cambi, nuovi acquisti, insomma, al momento attuale siete in 8, che è un bel gruppetto. Ma avete dei compositori principali o ognuno fa un po' a modo suo e ci mette nel suo pezzi nuovi? Dipende, solitamente ci sono alcune canzoni che nascono totalmente in sala prove, da un'idea creata al volo da qualcuno e si strutturano tutti insieme, altre magari partono già da una struttura di uno in particolare che è un'idea, magari a volte anche abbinata direttamente ad un testo. Gli altri che comunque si riporta tutti in sala prova e si riarrangia in ogni caso tutti insieme. Il nostro lavoro è sempre comunque di gruppo, non esiste un compositore singolo che faccia tutto dall'inizio alla fine. Sempre appunto può nascere un'idea, può essere solo un fraseggio, ma può essere magari una struttura già abbastanza organica, ma comunque viene sempre rielaborata e ci confrontiamo molto in sala prove comunque come gruppo, perché essendo soprattutto tutti quanti provenendo tutti da background musicali diversi, riteniamo molto importante avere l'opinione di uno piuttosto che un altro a seconda del brano, dare una certa impronta. Diciamo che è anche abbastanza produrre un pezzo fatto e finito, perché comunque ci sono idee, spunti che arrivano da tutti, quindi ci deve essere proprio un'amalgama perfetta dei pezzi prima di considerare un pezzo finito, e anche per quello che l'album che abbiamo fatto, diciamo che c'è stato un grosso lavoro dietro e adesso stiamo facendo anche dei pezzi nuovi e anche su questi pezzi nuovi c'è anche molto lavoro dietro. A proposito,
dopo un album che avete autoprodotto e che ha riscosso un buon successo, ultimamente mi risulta che sia arrivata la firma per Massacre Records e qualcosa che bolle in pentola. Se volete dire di più. Adesso questo album qua appunto è stato ridistribuito da Massacre in giro così da un anno, era luglio l'anno scorso, quindi un anno. E adesso vabbè, stiamo scrivendo comunque materiale nuovo. In realtà vediamo un po' come andrà, nel senso che non ci sono ancora delle certezze. Sì, comunque noi adesso stiamo facendo un lavoro un po' più ampio, diciamo, non si basa soltanto su una composizione, stiamo cercando anche di ricreare dal punto di vista organizzativo, stiamo cercando di crescere un po' anche da quel punto di vista, perché c'è un primo album, avevamo comunque meno esperienza e l'abbiamo fatto, probabilmente avremmo potuto fare molto meglio, stiamo cercando di ricoprire quelle lacune che ci siamo accorti dell'album che non ci piacevano, anche dei nostri show live. Stiamo facendo un lavoro un po' più ragionato, un po' più ponderato, diciamo, stiamo cercando di crescere il più possibile per tirar fuori un prodotto che sia degno di tale nome. Ho capito. Beh, ci si prova. Infatti ultimamente, tra l'altro, siete anche molto impegnati in live sia in Italia che all'estero, sarete anche al Tanzt. Sì. E sabato prossimo saremo anche in Germania. Al Bo Stream. Con i prostituti di Spigurmen. Mica male. Tra l'altro in questi giorni siete anche presenziati come headliner al posto dei Folkestone, che saluto tra l'altro, degli Incidentati. E vabbè, prossime tappe sì, quella. Stasera avremo appunto il sabato prossimo saremo in Germania. A Buchenbach si chiama. Che cazzo ne so. Ma ci saremo strani, non li capisco. Il 28 al Fosk Fest. Esatto. Insieme ad Arcona e Monsorro. Il 3 agosto saremo al Festival di Montelago nelle Marche, che è un grosso festival celtico che negli ultimi anni stanno puntando anche su folk metal. Infatti già l'anno scorso hanno suonato i Folkestone e quest'anno hanno contattato noi perché anche loro vogliono portare avanti questo discorso di unire il folk con il metal, che trovano anche loro interessante. E al Folk Fest presenteremo alcuni dei pezzi nuovi, già stasera ne presenteremo alcuni qui, al Folk Fest ne presentiamo anche altri, che è diciamo un'anticipazione del nuovo album. Sì, sarà. Poi da settembre ci concentreremo diciamo a chiudere i pezzi del nuovo album, perché ne abbiamo fatti alcuni. Siamo in chiusura, appena li abbiamo chiusi andremo in studio, quindi si spera che prossimamente potremo lavorare per produrre il nuovo album, quindi avrete anche presto novità sul nuovo album. Bene, perfetto. E niente, di solito a questo punto c'è il liberi tutti, come sanno chi segue. Andiamo a mangiare! Sì, ho fame! Come sa chi segue queste interviste, sostanzialmente dite quello che volete. Grazie di tutto e seguiteci. È tassativo, non avete margine di scelta. Non avete margine, seguite. No, ci vediamo al Folk Fest, che facciamo l'anteprima e vediamo come andrà. E poi basta. Mica, che ottimismo! E andrà bene, cazzo, che si fa tutto. E venite al Folk Fest, che presenteremo anche dei pezzi nuovi. Che cazzo fai? Ripeti quello che dico. Ah, l'hai già detto. E vabbè, ci si ascolta. Va bene. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.